Bentrovati amiche e amici di Aperitivo al Sesana. Ovviamente ho il calice in mano perché è giusto iniziare proprio con una bellissima e buonissima bevanda. Però a proposito di bellissima, è tornata Martina Chiordi con la sua fascia da Miss Gemma Montecatini. Buonasera a tutti. Ciao Martina, allora ben trovata e ben ritornata. Tra l'altro è una fascia che tu hai conquistato lo scorso anno. Ho conquistato a Miss Montecatini e alle semifinali e mi hanno premiato come Miss Gemma Basket, in quanto anche mio babbo ha giocato a basket. Ho capito. Va bene, senti, allora vogliamo presentare ufficialmente gli ospiti stasera? Certamente, allora gli ospiti stasera saranno Andrea Buscemi, attore di teatro, Niccolò Buscemi, musicista e figlio d'arte, e Martina Benedetti, attrice di teatro. E allora ben trovati a tutti. Buonasera. Buonasera. Cincina assolutamente. Ma allora è la prima volta per voi che entrate in un ippodromo? No, come? Noi siamo pisani, almeno io e Niccolò siamo pisani, quindi c'è San Rossore, c'è l'ippodromo, meraviglioso ippodromo di San Rossore, senza niente togliere al Sesana. Quindi che... siete esperti di galoppo? Più che esperti siamo, diciamo, affascinati dal cavallo e quindi abbiamo frequentato quei luoghi, frequentiamo tuttora, ma anche qui io sono venuto quando ero ragazzino a vedere il trotto, che è affascinantissimo. Tra l'altro qui l'ippodromo è proprio nel centro della città, quindi è una cosa ancora più, ha un valore aggiunto ulteriore, mentre invece a San Rossore, che per quanto sia Pisa, ci tocca fare qualche chilometro. Comunque per la città di Montecatini la conosci molto bene, Andrea, perché qualche anno fa tu sei stato protagonista con Pannariello di divertenti sketch, ce li vuoi ricordare? Insomma, poi qui nel 2000 partì la grande avventura di Torno Sabato, che fu un exploit grandioso per Pannariello e per chi stava per l'appunto con lui, su Rai 1, prima serata su Rai 1, sabato sera, e con un po' di scetticismo fu data la possibilità a questo comico, che era già famoso, ma insomma non così tanto come lo è diventato dopo, ed è stato un successone. Mi ricordo che dall'altra parte c'era qualche cosa con Bonolis, non mi ricordo come si chiamava, dopo tre puntate dovettero chiudere, da tanto non riuscivano a fare gli ascolti, cioè a tenere testa agli ascolti di Torno Sabato. Si partì dal Teatro Verdi, si fece quattro puntate, poi sei più due, e dopodiché l'anno dopo fu talmente grosso il successo che abbinarono la Lotteria Italia per 15 puntate. E poi anche l'anno dopo, l'anno successivo, comunque la seconda edizione ripartì dal Palaterme, perché poi era itinerante, andavamo un pochino in tutte le città d'Italia, certo. E partì da Montecatini proprio perché Giorgio voleva fare, appunto, rendere onore a Montecatini, che gli ha sempre portato fortuna come Pescia, perché le prove teatrali facevamo a Pescia a Teatro Pacini. Okay. Quindi fu un grandissimo successo. Senti Andrea, era simpatica, no? Quella scena dove tu ti presentavi con il... come si dice? Con il leggio, dove tu eri impegnato, che d'altra parte tu sei un attore di teatro, fra l'altro hai lavorato anche con grossissimi personaggi di teatro, certo. Poi ne parliamo perché insomma è giusto citarli. Lavoro col vero teatro. Assolutamente sì, però ecco, in quel caso, diciamo, la tua preparazione, la tua formazione veniva un po' disturbata da Pannariello. Certo. Quello, diciamo, è lo sketch rimasto famoso, però ne facevamo anche la parodia di cose tipo Robin Hood, Peter Pan, eccetera. Quella cosa lì fu famosa perché, appunto, non lo so, piacque molto questo connubio, questo contrasto fra l'attore di teatro aulico che tenta appunto di recitare la Divina Commedia e questo pazzoide, il VR della discoteca Chiticaca di Orbetello, che viene appunto a sabotare questo momento di cultura, con questo enorme fallo simulato, no? Che lui aveva nei pantaloni, quindi suscitava l'ilarità nel pubblico. Poi alla fine, per l'appunto, ormai sconfitto, uscivo sempre in Gepier piuttosto che vestito da maggiorette, piuttosto che da super. Che insomma, contrastava questa voce piuttosto profonda, insomma, e assolutamente adatta per chi fa teatro, impegnato, e poi c'era questa... Sì, c'era questo immagine. Sabotaggio assoluto di questo scemo, ma l'avevamo pensata con Pannariello questa cosa, è proprio anche lui, siccome è un uomo intelligente, consapevole di quanto la cultura soffra rispetto al superficiale, alla vacuità, insomma, della discoteca piuttosto che di fenomeni così dozzinali,
e c'era questo contrasto, cioè, c'era comunque un retroterra di pensiero, non era soltanto lo sketch comico per far divertire. Abbiamo parlato di che hai lavorato con personaggi molto importanti, Giorgio Albertazzi, Vittorio Gassman, Gigi Proietti. A proposito di Gigi Proietti, lui diceva: benvenuti a teatro, dove tutto è finto ma niente è falso. È così? Beh, è vero, insomma, quando ti fai teatro in modo onesto non c'è la falsità, cioè assolutamente c'è la genuità, no, del tuo pensiero, del messaggio che stai dando. E lo fai però attraverso una finzione, è una messa in scena, però devi dare un messaggio che sia vero, cioè soprattutto te crederci, credere in qualche cosa che abbia un significato e che quindi serva da messaggio per chi ti ascolta. Questo anche nel comico, tant'è che oggi sono invalsi, insomma, una serie di comici che non hanno un retroterra, come dire, non raccontano niente, non fanno soltanto la battuta, i comici televisivi oggi sono così, ma guarda per esempio cosa c'era dietro a Petrolini piuttosto che a Totò o a Proietti stesso, che è stato anche un grande comico, Alberto Sordi. C'era un pensiero, c'era un messaggio, c'era soprattutto la povertà, la miseria, cose che avevano vissuto personalmente e che arricchivano la comicità. È un paradosso, sembra, ma è così. Allora, Martina Chiordi, attrice di teatro. Chiordi è quell'altra, no. Chiordi è la Miss Muretto. Miss, scusa. Martina Benedetti. Oddio, tornerei indietro di qualche anno, quindi mi va bene anche con le attrici, non ti sbagliare. Martina Benedetti, attrice di teatro, anche se lei ha ambizioni di fare spettacolo, quindi insomma è stato un refuso. C'era qualcosa di assolutamente analogo. Detto questo, Martina, tu sei attrice da quanto tempo? Guarda, io ho cominciato fin da bambina, seguivo il teatro, il cinema, eccetera, però ho cominciato con Andrea Buscemi esattamente 14 anni fa ormai, e proprio il mio debutto è avvenuto proprio entrando in compagnia, nella compagnia di Andrea, e ho imparato da Andrea sul palcoscenico, proprio fatto la gavetta, diciamo, ed è stato un grande maestro, è tuttora, perché lavorare con Andrea significa apprendere tutte le volte, quando sei in scena, capire ogni volta una cosa nuova, perché poi la cosa bella del teatro è questa, che ogni volta puoi ricominciare da zero, migliorare ad ogni replica, ed ecco, attraverso Andrea riesco a farlo. Certo. Allora, noi parleremo in questa puntata della magia del teatro, e il teatro è fatto anche di colonne sonore, di musica, e in questo caso viene sale in cattedra Niccolò Buscemi, che ha iniziato a comporre musiche all'età di 14 anni. Allora, diciamo, avevo già iniziato un po' prima, poi grazie ovviamente a mio padre Andrea debuttai subito in bellezza con Deborah Caprioglio e Natalie Caldonaccio, una lettura d'Antis molto bella, che dove lui ovviamente faceva il fine dicitore al solito, e curai le musiche, e fu un'esperienza bellissima, ovviamente, anche se insomma, appunto, non solo per il fatto che era una grande occasione, ma anche perché padre e figlio, no, si sono uniti in questa cosa bellissima, la magia di Dante, no, la sì, magia sì. di uno spettacolo vero e proprio, fu bellissimo, insomma. A proposito di spettacolo, siete reduci tutti da un successo incredibile, L'Avaro di Molière, dove tu, fra l'altro, ho fatto le musiche anche lì. In questo caso. Sì, quante pièce hai già fatto con tuo padre? Quante se ne avrò fatte? Una decina. Sì, 12. Super giù, sì. Sei giovanissimo, hai 33? 32 anni. 32 anni. Sì, mamma mia. 32 già anni e mi ha già reso nonno due volte, sposato. Sì. Una moglie bellissima, grazie, molto bella, sì. Donatella, e poi i due bambini, sì, meravigliosi. Sì. E quindi insomma, 14 anni o comunque giù di lì, tu inizi a comporre. Ho letto che ti sei ispirato a Morricone, o è una leggenda metropolitana? No, allora, diciamo, Morricone è una figura di riferimento fondamentale, anche perché proprio grazie anche appunto a mio padre, ma anche a mia madre, c'è sempre stato questo forte collegamento col cinema nella mia musica, e quindi Morricone è proprio fortemente, no, una figura di riferimento. Poi lo andammo a vedere a Venezia, in Piazza San Marco, fu questo concerto bellissimo dove lui dirigeva, e fu proprio un momento dove venne proprio accecato sulla via di Damasco, perché decisi proprio di fare questo lavoro. Nel 2007. Sì, 2007. Allora, abbiamo parlato dell'Avaro di Molière, successo, sold out alla Versiliana. La Versiliana è un po' casa tua, no?
Beh, insomma, diciamo, ho transitato diverse volte la Vensigliana, ho perfino condotto il caffè che fu di Romano Battaglia per qualche serata, quindi è stato anche un onore. E poi ho fatto sì una decina di spettacoli nell'Arena Grande e qualche spettacolo nell'Arena più piccola, e portando Shakespeare, Molière, Goldoni, insomma, voglio dire. Qual è il tuo preferito tra questi? Io direi che Molière li batte tutti, perché Molière ha dalla sua la cifra dell'ironia. Shakespeare è un grande poeta, Goldoni è anche un ironico, però Molière... Quindi il drammaturgo francese ha, diciamo, un punto in più, che è proprio la satira. Io penso di sì, penso che sia quello, insomma, che lo renda ancora attuale, tant'è che i tipi che lui ha tratteggiato, i vizi che lui tratteggia, in questo caso l'avarizia, dopo 350 anni ancora resistono, ancora fanno ridere, ancora inducono al pensiero. E mentre invece, voglio dire, quando te vai nell'universo shakespeariano, tocchi delle corde di poesia, per l'appunto, però non c'è mai l'ironia, pochissima ironia. Forse puoi trovare dell'ironia paradossale se la sai far bene, se lo sai interpretare, Riccardo III. Riccardo III, lungi dall'essere un personaggio tragico, un personaggio comico, tant'è che Riccardo è proprio l'attore per eccellenza, la metafora dell'attore per eccellenza. Però Molière, devo dire, insomma, che è quello che più ci avvolge. Beh, tant'è, voglio dire, la critica nazionale, bontà sua, insomma, riconosce che la nostra compagnia è quella che fa Molière meglio negli ultimi anni. Quindi siete dei moleriani, ecco, nel senso. Siamo dei commedianti, capisci? Perché Molière è un commediante, era un commediante, lui stesso era un comico. Anche se si dice che sia un tappezziere mancato, perché doveva prendere il posto di padre a corte del re di Francia. Tappezziere del re, però, non è che fosse il tappezziere di via Mazzini, era un tappezziere, cioè, importante, comunque, soprattutto è un attore tragico mancato. Lui voleva fare la tragedia, ma prendeva le pernacchie. Allora alla fine poi scrisse una cosa in farsa, ebbe un successo clamoroso, diventò il capocomico della Troupe du Roi, e per Luigi XIV, e doveva divertire il re, tant'è che lui divenne un grande comico, e i personaggi di Molière, i protagonisti li fanno bene i comici. L'ha fatto Petrolini, l'ha fatto Totò. Io anni fa ebbi l'avventura di farlo con Panariello, proprio Panariello fece un borghese gentiluomo, e con la regia di Gian Piero Solari lui faceva Jourdan, naturalmente, io facevo l'antagonista, il conte Dorante, e lo faceva benissimo Panariello, proprio faceva ridere come probabilmente aveva fatto Molière 350 anni. E Molière, fra l'altro, è morto proprio dopo aver rappresentato una sua opera. Malato immaginario, una terza replica di malato immaginario, si sentì male in scena, ebbe uno sbocco di sangue e fu trasportato a casa morente. E si dice che appunto sia morto sul palcoscenico, ha cominciato a morire sul palcoscenico, e gli fu offerto del brodo che faceva la moglie, ma lui disse: è troppo pesante, datemi un pezzo di parmigiano reggiano. Lui mangiò un pezzo di parmigiano reggiano e dopo un po' morì. Questo fu un grande spot, non so, è un spot forse no, perché morto mangiando un parmigiano reggiano, però comunque Molière, prima di morire, ha voluto l'ultima delizia, un pezzo di parmigiano. Senti, invece Edoardo De Filippo diceva: il teatro non è altro che il disperato sforzo dell'uomo di dare un senso alla vita. E per fare un buon teatro bisogna rendere difficile la vita dell'attore. Penso molto di sì. Drammatica questa cosa, sì, ma è vera? La prima parte è verissima, la seconda te la confermo, perché per l'appunto chi non soffre, chi non ha sofferto, anche i comici, e che quindi non hanno vissuto la difficoltà della vita, del vivere, e probabilmente anche di quel momento in cui stanno andando in scena, non rendono fino in fondo. Guarda, i più grandi comici hanno tutti sofferto, Totò, dicevo, ha sofferto la fame, ma anche Petrolini. Anche Enrico Caruso diceva: chi non ha sofferto non può cantare. Perché in effetti dove trova quelle emozioni, da cosa attinge? Questa è naturalmente una visione, diciamo, antica delle cose, no? Oggi vediamo che è tutto molto superficiale, molto buttato via, la televisione non premia lo sforzo, è meglio essere leggeri, e questo magari è anche un bene per certi versi. C'è un business intorno alla televisione per cui diversi un pochino più. Charlie Chaplin diceva: credevo... Tutti i minori, vedo che stai citando il teatro. Qualcuno gli dice: credevo che tu odiassi il teatro. E lui: odio anche la vista del sangue, ma l'ho nelle vene. Certo, è bella. Bellissima questa. Beh, certo, sì.
Charlie Chaplin, poi ti voglio dire, ha insegnato a tutti. Charlie Chaplin nell'epoca del cinema muto ha trasferito un modus teatrale sulla pellicola. E Charlotte è un grande saltimbanco, è un grande attore di teatro, un funambolo, un mimo, no? E non c'è la parola, quindi è per forza un mimo. Ma e Charlie Chaplin era un teatrante, come Buster Keaton. E questi sono grandi teatranti. Oggigiorno io non lo dico per parlare male di nessuno, ma vedo che in forza appunto di una televisione che se ne frega un po' a volte della qualità, ma vuole fare soltanto velocemente audience e raccogliere risorse, si dà spazio a persone che nella maggiore delle ipotesi sono delle facce toste, non sono però attori né comici. Quindi la grinta viene, come dire, fraintesa con la determinazione, il talento? Beh, insomma, non lo so. Vedo che c'è spesso grinta, determinazione, ma a volte manca il talento. Non basta far ridere con una battuta, perché anche in classe io avevo degli amici, erano spiritosissimi, facevano delle battute, tutti risate, eccetera. Ma questo non significa essere attore. L'attore è uno che scava nel suo vissuto, deve tirare fuori, come ti dicevo, un messaggio, e lo fa meglio più ha sofferto. Quindi non credo, insomma, che tanti personaggi che transitano da dei contenitori di comici così che vanno oggi per la maggiore siano comunque rappresentativi della nostra professione. Però è anche vero che nell'arco di una carriera uno deve fare anche cose un po' più commerciali, no? Assolutamente. Per esempio il cinema, quanto è commerciale? Anche se tu hai lavorato, ho visto, con grandi personaggi, no? Con grandi registi o comunque personaggi anche toscani che hanno fatto incassare tanto, no? Con i propri film, certo, da Panariello, Pieraccioni. Ma lo stesso, insomma, Torno Sabato era una cosa commerciale, andava su Rai 1 prima serata, doveva accontentare il vasto pubblico, doveva essere una cosa popolare, era comunque sia un modo per fare audience. E Pieraccioni, ho fatto Finalmente la felicità, un film che ha incassato 11 milioni. È chiaro che poi quell'aspetto lì, no, è fondamentale, non è che ti devi ammorbare e immalinconire, no? Col messaggio teatrale o attoriale. E quella è una componente del mestiere, però devi andare attrezzato, cioè attrezzato di un vissuto e anche poi di una tecnica, perché poi devi anche sapere come trasmettere le emozioni, quello che vuoi. Ci vuole anche tanta memoria per fare teatro, io non potrei farlo. La memoria è una tecnica. Allora, ho letto che il teatro, hanno scritto che il teatro è un modo di vivere, il cinema un modo di lavorare, sei d'accordo? Non lo so, forse si possono anche intercambiare queste definizioni. Okay. No? Martina, secondo te, tu hai iniziato a lavorare con il maestro Buscemi, ma c'è spazio in Italia per le donne che fanno teatro? Sì, perché ci sono dei bellissimi ruoli. La donna in teatro è molto valorizzata. A volte con Andrea ne abbiamo parlato, certamente ci sono ruoli da Riccardo III in giù, insomma, ruoli meravigliosi per gli uomini, però la donna, io credo che non si può fare teatro senza la donna, è un elemento fondamentale, secondo me. Il grande teatro è misogino, è vero, tant'è che esiste soltanto un grande personaggio, Lady Macbeth, no? È un grande personaggio, parlo del teatro classico, Giulietta può essere un grande personaggio, e il grande teatro però si svolge su Otello, Amleto, Arpagone, eccetera. Però oggigiorno, oramai, anzi, la donna forse oggi dà più sollecitazioni, dà più ispirazioni per un drammaturgo. E poi, per esempio, tornando a Molière, sì, è vero, ci sono i grandi personaggi maschili, ma c'è sempre la serva, quindi la donna che poi trascina ed è la spalla poi del protagonista. Quindi in questo senso Molière, per esempio, ha avuto grande attenzione per i ruoli femminili. Niccolò, come nascono le tue composizioni? Allora, sicuramente, vista il collegamento col teatro, no, pure col cinema recentemente, c'è sempre, no, un input esterno, no, che nasce da un'esigenza a questo punto registica o proprio per creare un'atmosfera più che altro. Quindi è sicuramente un tipo di musica, magari al contrario di altri miei colleghi, invece proprio compositori in senso più letterale, dove sicuramente si crea un'emozione nell'ascoltatore e quindi c'è sicuramente una ricerca che conduca l'ascoltatore verso ciò che sta pensando il regista oppure che quello che sta pensando lo scrittore stesso, no? Nel caso del teatro. Quindi è un tipo di musica che deve veicolare, che deve aiutare,
che deve condurre a, a una sfera superiore, diciamo, rispetto a quello che si vede. In questo caso, per esempio, nel teatro la musica è fondamentale perché si trascende un po' quello che non si vede, no? E si vivono delle emozioni che sono più profonde, ecco, sì. Quindi l'atmosfera, insomma, della musica è veramente il coronamento, cioè la chiusura di un cerchio. A mio avviso, no? Sì. Certo. Allora, vogliamo dire che cosa stiamo bevendo, Martina? Che ne dici? Certo. Allora, questa sera l'azienda Bottega ha pensato di far degustare agli ospiti una bevanda molto dissetante, visto anche le temperature di oggi, che è il Lemon Spritz. È stato preparato miscelando una bollicina di Prosecco Doc insieme di limoncino, sempre dell'azienda Bottega, preparato con limoni siciliani. Ricordo che l'azienda Bottega viene distribuita dall'azienda Chiordi di Chiesinozzanese, che oltre ad essere nostro sponsor ha preparato per te, Barbara, un cocktail tutto di prodotti ideati dall'azienda Chiordi stessa, ovvero il gin Melandri a base di bacche toscane della linea Amici Miei, insieme all'acqua tonica della linea Bibite di Montecatini. Per questi prodotti si possono trovare presso l'azienda Chiordi nel punto vendita di Chiesinozzanese. Buona degustazione a tutti. Grazie. Ho visto che Martina Benedetti ha apprezzato molto. Buonissimo, sì, davvero, guarda, proprio perfetto, ci voleva. Ecco, prima di salire in scena, che cosa fate voi? C'è un rito particolare che fate? Intanto io almeno personalmente non mangio nulla, perché si mangia nel momento del cibo, del buon vino, eccetera, è sempre quello dopo spettacolo, che è il momento poi che tutti noi attori, insomma, aspettiamo con grande felicità. Prima c'è, per esempio, il teatrante prima fa tutta una serie di cose anche proprio tecniche, perché non si va soltanto in scena, ma c'è da seguire per l'appunto le musiche, piuttosto che le luci, e, insomma, sistemare i costumi. Quindi c'è tutto un lavoro che è anche un rituale, ma che è un quel lavoro che va fatto, se no in scena non ci si va. Ma prima di salire in scena mica si ripassa, non c'è più tempo Abbiamo già tutto chiaro. Quanto tempo ci vuole per preparare una pièce come L'avaro di Molière? L'avaro di Molière fu montato 13 anni fa addirittura, poi in questi 13 anni non ha fatto altro che girare, quindi ha fatto 300-400 repliche e l'abbiamo rispolverato recentemente. Comunque 13 anni fa abbiamo lavorato 4 settimane, mi ricordo ci prestarono una struttura a San Giuliano Terme vicino a Pisa e poi abbiamo debuttato a Peccioli, perché debuttò per i tipi, diciamo così, di Peccioli. Io ero direttore artistico a 11 Lune, il festival così famoso, no? E che aveva una costola, appunto, che si chiamava Peccio di Teatro. Poi dopodiché l'abbiamo rispolverato diverse volte, in quest'ultima fase l'abbiamo rimontato qui a Monte Carlo di Lucca. Pensa un po', l'anteprima Teatro dei Rassicurati. Sì, sì, abbiamo fatto, una rispolverata naturalmente. Sì, sì, sì. E poi l'abbiamo fatta in anteprima al Teatro Pacini di Pescia, per poi andare a Milano, Roma, Bari e fino alla Versiliana, per l'appunto dove è andato. Lo spettacolo va bene dappertutto, è un grande successo, un trionfo addirittura. E devo dire che ha messo d'accordo il pubblico e la critica. Non è facile, perché la critica in genere è molto sussiegosa e schizzinosa. Se piaci al pubblico, viceversa, la critica ti critica. In realtà invece è piaciuto proprio a tutti, anche soprattutto a Milano sono piaciute moltissimo le musiche di Niccolò, sono molto contento. Io e lui andiamo molto d'accordo, abbiamo cominciato, fra l'altro, è vero, anni fa, era minorenne addirittura, ebbe bisogno di una liberatoria da parte della mamma per poterlo usare, ma ci siamo subito intonati. Io ho capito che io e lui abbiamo proprio un orecchio, sebbene lui lo eserciti con la musica, io con la parola, un orecchio uguale proprio, capiamo subito dove voler andare a parare. Non è facile, ho lavorato con tanti musicisti e si dice sempre una sintonia. Il sangue del tuo sangue, in questo caso orecchio del tuo orecchio. Sì, ma non è scontato naturalmente. Io mi ricordo si mise subito, mi sembra la prima cosa che facemmo, 900 di Baricco, il monologo, e poi Memorie di un pazzo di Gogol, che riprendo a Firenze a ottobre. E, insomma, noi manteniamo il repertorio e gli spettacoli che montiamo li teniamo, perché poi sono tutti classici e possono essere divulgati in qualsiasi momento. Se ti dico, Niccolò, uno, nessuno e 100.000? Questo per l'appunto è il prossimo lavoro, no, su cui stiamo
lavorando e con l'adattamento di Alberto Severi di quel famoso testo di Pirandello. Di Pirandello, e appunto ci avrà poi delle musiche particolari, perché insomma comunque è un tema, no, molto speciale quello che porta avanti Pirandello, e quindi il lavoro è prossimo. Siamo contenti di portarlo, non si sa ancora quando uscirà, però a breve, insomma. Sì, a breve, si parla sempre del 2024, anche perché noi siamo una compagnia che è riconosciuta e finanziata dal Ministero, la Tiberio Fiorilli di Bari, sì, e che quindi deve fare proprio dei progetti che abbiano una scadenza, insomma, una scadenza e un preventivo anche da parte del Ministero. Quindi si parla del 2024. Alberto Severi, fra l'altro, l'adattatore, è adattatore, suona male, colui che fa l'adattamento, è un drammaturgo che è anche capo servizio di Rai Tre Toscana, sicché è un collega, un uomo di televisione ma anche di teatro, con il quale ho condiviso tante cose, roba con Flavio Bucci, Tosca d'Aquino, Alena Sceredova perfino, e quindi sono contento di tornare a lavorare con lui. Allora, Andrea Buscemi, attore, regista teatrale, conduttore televisivo, pittore, scrittore, politico, direttore di una TV locale, è stato anche direttore teatri, insomma, qual è il ruolo che ti si addice di più veramente? Ma l'artista anche perché... E tutte le volte che io ho toccato appunto delle direzioni o la politica sono rimasto in viso a qualcuno, è fatale, no? Quando te vai a fare politica oppure vai a fare il direttore, sembra che tu usurpi, sembra che tu rubi una poltrona, delle risorse economiche, cioè a qualcuno, quindi ti fanno la guerra. A me hanno fatto molto 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 la guerra, forse la fanno anche agli altri, ma io sicuramente l'ho patita. Allora, ma è un ambiente altamente competitivo, lo sai, moltissimo, no? Moltissimo, allora quindi preferisco identificarmi nel ruolo di artista, almeno così non rompo, ecco, le scatole. Quanto si è competitivi nel mondo teatrale? Beh, accidenti, anche lì. Beh, la competizione esiste dappertutto, esiste nel commercio, esiste nell'industria, esiste in qualsiasi tipo di attività. Devo dire che nella politica è dichiarata, no? Ogni altro politico è un tuo rivale e sono più pericolosi quelli che sono della tua parte che non quelli dall'altra parte. Dall'altra parte lo sai, sono diciamo, ti devono contrastare, però è dall'interno che te spesso vieni pugnalato. Io sono stato pugnalato dall'interno, di me hanno detto di tutto, io ho tanti ammiratori ma anche tanti detrattori. Vabbè, sai, no, ma chi è non... diciamo, popolare, ma fa... o comunque chi è visibile o al centro dell'attenzione, insomma, chi è si normale, chi si che espone, si espone. Ma soprattutto chi si espone in politica, te sai, sono stato assessore alla cultura a Pisa, l'avessi mai fatto. Anche te, Martina, mi sembra che tu ti sia esposta politicamente. Mi sono esposta per la mia città, per Viareggio, come consigliera, e qualche anno fa è stata un'esperienza breve e intensa, perché mi sono resa conto di tante cose che diceva Andrea, che ho sperimentato nel mio piccolissimo, che in effetti sono vere, c'è molta, molta, molta competizione. Senti, come attrice, no? Da 13 anni. Sì, 14 fai, anni. 14 anni. Qual è stata la soddisfazione più grande che tu hai provato? Beh, guarda, devo dire, sempre grazie ad Andrea, io avevo un progetto che era quello di portare in scena un monologo, che è insomma, un impegno grande per un attore, perché ti trovi giustamente solo in scena ad affrontare anche le tue paure, le incertezze, i dubbi. E in questo percorso mi ha guidato Andrea, sono riuscita con la regia di Andrea a mettere in scena La signorina Else di Schnitzler, che era un testo che io ho sempre amato e che insomma è stata una conquista arrivarci, poterlo fare, poterlo portare in scena proprio nel modo in cui io volevo. Quindi questo è proprio il ricordo più bello, insomma ricordo, poi spero di che si farà ancora. Ma sei giovane, quindi insomma sì, hai dai, tanto tempo ora, di esposizione. Alcuni ruoli poi piano piano poi li devi abbandonare e trovare ruoli sempre più adatti all'età, però insomma, infatti nell'Avaro io sono Mariana, sono diciamo la giovane di compagnia, ma in effetti quando ho cominciato ero davvero giovanissima. Ora, finché lui continua a darmi questo ruolo, io mi rimango attaccata, però poi prima o poi dovrò mollare a qualcuno di più giovane. Allora, tra i protagonisti dell'Avaro c'è anche Eva Robbins, fra l'altro dice appunto questa cosa, che si è riscoperta una nuova persona, no? E quindi insomma sentiamo che cosa ha detto. E poi c'è allora, stata riprendiamo questa versione dell'Avaro. Quindi tutte le volte un'emozione nuova, adesso in età adulta, all'epoca ero un po' così avventata nelle mie esperienze, adesso ho più consapevolezza, grazie. Eva.
È una bellissima persona Evana, è stata una scoperta, io la coinvolsi nel 2009 nella locandiera di Goldoni, figurati, le feci fare una mirandolina che fu una cosa stranissima perché lei rappresenta un settore sessuale un po' ambiguo, no? E volutamente ambiguo. Mirandolina è una sex symbol antilitteram del 700, ma è proprio una femmina, tant'è che fa cascare ai propri piedi e maschi blasonati o cavalieri, e quindi questa idea invece di mettere quello che lei è, dichiara di essere una trans, la prima trans italiana e la più famosa e la più bella anche, ebbe un grandissimo successo, e come persona è una persona molto sensibile, molto intelligente, molto buona, molto generosa, ti aiuta, ti sorregge, è un'amica proprio, assolutamente diventata un'amica. Voglio dire che nel cast, va ricordata anche Livia Castellana che fa la parte di Saetta, cioè il servo di Arpagone, è bravissima, è applauditissima dovunque noi andiamo. È un'attrice sulla quale io ho puntato molto, le ho fatto fare a suo tempo anche un monologo con le musiche bellissime di Niccolò, Le libere donne di Magliano, di Mario Tubino, con la Fondazione Mario Tubino, sul tema del disagio psichico femminile, perché Tubino era direttore dell'ospedale di Maggiano, oltre che grande scrittore. È una grande attrice, un'attrice insomma che come va in scena desta sempre grande entusiasmo. Gli altri attori che ci hanno accompagnato alla Vesiliana vanno ricordati: Matteo Micheli, Nicola Fanucchi, Leo Giorgetti, Caterina Ferri. Mi sembra che basta, siamo tutti noi, siamo otto. Mi sembra siano per cui non abbiamo abbastanza. Nicola, tu sei diplomato al conservatorio in pianoforte. Sì, e composizione. E composizione. A Lucca, sì. Quindi abbiamo parlato fino ad ora delle tue composizioni, ecco. Per quanto riguarda il pianoforte, tu fai anche delle tournée? Allora, diciamo che ho avuto più che altro un po' di, tantissimo lavoro a livello teatrale, ultimamente anche nel cinema. Mi sto cimentando molto anche nella trascrizione in questo periodo proprio di opere, insomma di opere più che altro di brani, di estratti, di opere di Giacomo Puccini in occasione dei 100 anni della sua morte nel 2024, che usciranno con un CD che andrà su tutte le piattaforme insomma che sono su internet, sul web, e saranno registrate su un bellissimo Steinway. È un'idea che è nata dopo aver fatto alcuni concerti proprio dedicati a Puccini qualche giorno fa, uno in particolare a Chiatri Puccini, che è la zona dove lui aveva una casa molto bella e dove si visse qualche tempo, e sono delle trascrizioni che vogliono proprio far emergere tutta la bellezza, no? Il pathos della musica di Puccini, che trascende proprio anche il canto, no? Quindi è un grandissimo compositore Puccini a tutti i livelli, quindi sto lavorando su questo, via. Comunque, quando tu componi qualcosa, no? Sì. Chi è la prima persona alla quale fai ascoltare? È ovviamente mia moglie Donatella, anche i miei figli. Anche perché lei è un'addetta ai lavori. Lei è un'addetta ai lavori, anche lei è una musicista, e infatti quando mi dice ma insomma lascia perdere, io subito scatto le idee. Però anche perché le donne hanno sempre ragione. Sì, infatti mi devo piegare alle loro volontà. Anche mia figlia, che è molto, ha 6 anni fra pochino, molto severa, quindi quando non gli piace devo lasciar perdere. Ho capito. Allora, Vittorio Gassman diceva: si recitano ruoli di eroi perché si è vigliacchi, ruoli di santi perché si è delle carogne, ma si recita perché altrimenti si diventerebbe pazzi. Ha ragione, nel senso che l'aspetto istrionico è come un tarlo, come una malattia che devi per forza di cose, invece che debellare, alimentare. Lui l'ha fatto alla massima potenza, Gassman, tant'è che alla fine ha quasi rischiato di, non dico di impazzire, ma comunque è caduto in una gravissima depressione.
proprio perché evidentemente lui ha fatto delle parti anche che gli erano antitetiche. Gassman era un timido, noi lo conosciamo così molto, come dire, istrionico, eccetera, no? Come Brancaleone alle crociate, il massimo, no? Che lui ha dato, diciamo, nell'immaginario popolare. In realtà invece era un timido, era un introverso, uno che avrebbe voluto scrivere. E quindi il fatto di andare oltre i propri limiti è quello che poi dopo ti fa... Oltre i propri limiti, proprio, la questione è questa. Ma lui dice di andare oltre i propri limiti, lui invita a essere coraggioso se sei un vigliacco, e sicché voglio dire andare anche contro te stesso. E questa è una cosa che alla fine credo che si debba, che si paghi, a meno che tu non abbia proprio un raziocinio, un distacco anche. Io per esempio questo distacco ho imparato ad averlo, proprio prima ero molto viscerale nell'andare in scena, soffrivo, addirittura io facevo anni fa un monologo, Bagno finale di Roberto Lerici, nel quale a un certo punto vestito mi immergevo letteralmente in una vasca piena d'acqua e ne uscivo come un naufrago, eccetera. Ecco, era un atto estremo, no? Oggi non lo farei più. Oggi fingerei di entrare nell'acqua, perché insomma ci vuole quel distacco, il distacco ci vuole perché ti salvaguarda. Ma perché la vita adesso è diventata molto virtuale, no? Ma io sì, può darsi anche questo, sì, senz'altro, questa è una questione, diciamo, è un'analisi sociologica. Nel mio vissuto ritengo che sia meglio essere un po' distaccato. Albertazzi mi ha insegnato a suo tempo la leggerezza, essere molto distaccati nella vita, nonostante tutto quello che ti può accadere. Io spesso ho subito invece, come dire, come tutti, no? Emotivamente le cose, bisogna essere distaccati e aspettare, insomma, che tutto si compia, perché così è da essere. Ma che cosa si prova dopo 2 ore e mezzo di recitazione? Quindi si saluta il pubblico. 2 ore e mezza sono tante, No, ho detto 2 ore e mezzo. No, perché poi la gente non viene a vederci, gli altri spettacoli durano 1 ora e 20, la metà. Un'ora e venti, massimo 1 ora e mezza, ma proprio è tanto. Guarda che gli spettacoli, oramai è tutto, i ritmi sono quelli televisivi. Gli spettacoli ronconiani, che duravano 3-4 ore... praticamente io parlavo della corazzata Potionchi, quella di villaggio che duravano infinità. No, 1 ora e mezza al massimo. Cosa si prova? Si prova una grande rilassatezza, una grande... Fame, naturalmente, ma il senso di aver conquistato qualche cosa. Di essere andato, come diceva Vittorio Gassman, oltre te stesso. È una grande soddisfazione. È una catarsi ogni volta, eh. È una cosa... un'immersione in un altro da sé che, e quindi è anche benefico, salutare, ma anche una patologia, perché voglio dire, insomma, chi lavora in banca piuttosto che chi fa, non lo so, un altro tipo di lavoro in macelleria non ha questo tipo di esperienza. Comunque chi fa l'artista è sicuramente un mestiere dove bisogna avere i nervi saldi, perché stare anche tanti mesi senza avere un lavoro, poi aspettare una telefonata per una chiamata, forse magari... Però noi non siamo così, Ecco, forse più per gli attori di cinema. No, noi non siamo soltanto attori, io sono regista, organizzatore, direttore artistico e... Ma tendenzialmente il lavoro dell'artista è un lavoro logorante, no? Anche dal punto di vista mentale, psicologico. Sì, voglio dire, però a noi logora più per esempio organizzare, come diceva Martina, logora più inventare l'idea che ora c'è appunto da realizzare uno nessuno e 100.000, lui dovrà fare le musiche, l'adattamento rispetto ad altri. È un'azienda. E allora vogliamo ricordare i componenti di questa azienda? Vogliamo a questo punto anche ricordare gli sponsor e poi saluteremo anche i nostri ospiti, perché siamo veramente in chiusura di questa puntata. Allora, gli sponsor di questa sera sono Vitalina Abbigliamento, concessionaria Auto 3, Macchine Arredamenti, Chiordi Food and Beverage, Ippodromo Asnai Sesana, Ristorante Panoramico e poi A me mi ha vestito Cosa mi metto e Mauro Giuli per le scarpe. Molto bene. E allora vogliamo a questo punto ringraziare coloro che hanno partecipato a questa puntata sulla magia del teatro. Insomma, abbiamo degli esponenti veramente qualificati. La magia del teatro per noi, nel nostro caso, della nostra famiglia, è una magia di artisti. Noi proveniamo da un pittore, io, mio padre era pittore, Gerolamo Bolli come pseudonimo, che fra l'altro aveva sede come attività qui a Pescia, quindi siamo molto legati a questa zona. Lui è stato pittore, io sono attore e regista, Nicolò è musicista, Martina è attrice, scrittrice anche, eccetera,
Livia Castellana, che comunque fa parte, è una dei capisaldi della nostra compagnia, anche lei scrive, adatta, è proprio una famiglia, un gruppo di artisti, e così vogliamo ritenerci. E vedo piuttosto in armonia, quindi grazie Andrea Buscemi, a Martina grazie. Benedetti e Niccolò Buscemi, grazie ancora. Andrea Buscemi, cosa si può dire di Andrea Buscemi? Che intanto è un artista straordinario, con lui ho fatto diversi classici, ho fatto quello che ho amato di più, Il malato immaginario di Molière, poi abbiamo fatto insieme La dodicesima notte insieme a Oreste Lionello, abbiamo fatto Gli innamorati di Goldoni e devo dire che ogni volta mi ha sorpreso la sua maestria, il suo grande senso artistico. E la sua voce, la sua recitazione, il suo modo di essere che è unico e raro, quindi è una persona assolutamente geniale, è una persona che amo molto, con la quale amo molto lavorare, soprattutto sui classici ed è uno dei più bravi secondo me. Un bacio grande Andrea e un saluto a tutti. Ci sono tanti interpreti di Molière. Sono stati Ernesto Calin, che è stato un grande interprete di Molière, Paolo Villaggio e poi su piano piano, insomma, quelli meno importanti di quei mostri sacri là, vale a dire Emilio Sulfizi per esempio, ma io stesso abbiamo interpretato Il Borghese Gentiluomo e altre opere di Molière. Ma c'è un amico che in questo momento sta girando con la sua compagnia e sta portando da un po' di anni in scena L'avaro di Molière con grande successo e con grande bravura e anche con grande coraggio, perché fa delle scelte scenografiche, diciamo così, di sceneggiatura anche abbastanza azzardate. Nella sua compagnia per esempio c'è anche Eva Robbins, che insomma è un'attrice che voglio dire che è perfetta per Molière, per Goldoni, perché hanno fatto anche Goldoni, ma per Molière in particolar modo. E questo attore e questa compagnia che va girando in ogni loco è la compagnia del mio amico Andrea Buscemi, un grandissimo attore che io stimo tantissimo, con il quale ho collaborato per delle cose, delle facezie televisive che lui si ricorderà bene, e credo che sia il migliore interprete dell'avaro di Molière, perché è il più realistico, perché alla fine veramente non paga nessuno, non paga attori, non paga scenografi, non paga nessuno, cioè è proprio il vero avaro, come lui non lo fa nessuno. Andatelo a vedere perché è veramente veramente bravo. Grazie per aver partecipato, alla prossima, ciao Martina! Ciao.